Dopo le feste di Natale ci si sente sempre un po' pesanti, si è preso qualche chilo. L'ideale per rimettersi in forma e per depurare l'organismo è fare qualche bella zuppa, qualche buona vellutata. Questa sera prepariamo insieme la zuppa d'orzo, che è un classico gustosissimo. Ingredienti: 70 g di orzo perlato a persona, una patata, prendetene una piccola per ogni persona. E poi prepariamo un soffritto con carota, cipolla e sedano, olio extravergine di ottima qualità e dei crostini di pane. Prendiamo la carota, la cipolla e il sedano e li tagliamo tutti quanti a cubetti, anche irregolari, perché la nostra sarà una zuppa molto rustica. Al classico soffritto che stiamo preparando aggiungiamo anche la patata, anche questa naturalmente pelata e ridotta a tocchetti. La zuppa di solito la preparo la sera prima per il giorno dopo a pranzo e quindi io uso spesso la pentola in acciaio inox, così sono tranquilla che ce la posso conservare. Iniziamo con un giro d'olio extravergine e poi ci buttiamo il classico soffritto, che in realtà per molto tempo si è un po' demonizzato, ma il soffritto non fa male, anzi stimola anche il fegato a lavorare meglio. Messo il soffritto, appunto, facciamo appena iniziare a sfrigolare, poi aggiungiamo la patata a tocchetti. A quel punto abbiamo messo un'altra pentolina con dell'acqua a bollire e piano piano aggiungiamo del liquido, dell'acqua bollente appunto, e portiamo a cottura. Come sono trascorsi i primi 5-6 minuti, aggiungiamo l'orzo perlato. Una volta aggiunto l'orzo, procediamo come se stessimo preparando un risotto, però chiaramente, a differenza di un risotto, dobbiamo tenerlo più liquido perché stiamo facendo una zuppa. Un segreto per preparare un'ottima zuppa è quella di salarla solo alla fine, davvero quando mancano 2-3 minuti che è arrivata a cottura, aggiungete il sale, assaggiate e salatela in modo giusto, perché se lo fate all'inizio considerate che molto liquido evaporerà, altro ne mettete e non riuscirete mai a trovare il punto perfetto di salatura. Quindi fatelo alla fine e poi se fate come me, che la preparate la sera prima per il giorno dopo, considerate che il tempo di cottura di un orzo perlato va dai 25 ai 30 minuti. Io, visto che la preparo la sera prima, a 25 minuti spengo il fuoco, perché poi chiaramente un pochino rimanendo nel suo brodino va avanti la cottura. Il giorno dopo la scaldate ed è buonissima, davvero un cibo confortante che ci riscalda durante l'inverno e ci fa sentire bene e leggeri. Aggiungete un paio di crostini di pane, un filo d'olio a crudo e il vostro pranzo semplice ma delizioso è pronto. Spero che questa ricetta così semplice vi sia piaciuta. Arrivederci, alla prossima e buon anno a tutti!